qualche problema, tu ovviamente vuoi tenere sul pezzo la squadra, però bisogna provare con la prestazione a mettere in difficoltà l'avversario, magari anche sfruttando questi punti deboli, possiamo chiamarli. Assolutamente, sì. Abbiamo lavorato molto bene in settimana, abbiamo preparato la partita. I ragazzi hanno dato, come sempre, devo dire, l'anima per prepararla al meglio. Non sto tanto a guardare i problemi che hanno loro società, punti, perché farei un grande errore. Io guardo in casa mia, vedo le cose da migliorare e andiamo là con la testa delle ultime due partite. Una partita dove bisogna cercare il risultato, merita il Modena di cercare qualcosa in più dopo la partita con la Reggiana. La squadra come ha vissuto questa settimana dopo una gara che sembrava profilarsi bene, che dopo nel secondo tempo è successo quello che è successo? Sì, se devo essere sincero, il primo giorno soprattutto della ripresa erano un po' giù, perché molto dispiaciuti, perché ci tenevano veramente tanto a dare una soddisfazione ai tifosi, visto anche come ci hanno seguito, in modo molto caloroso, li ringrazieremo sempre. Purtroppo non è arrivata, però dopo si sono messi già a testa bassa a pedalare, hanno lavorato benissimo, e ragazzi non devo dire niente sotto l'aspetto del lavoro assolutamente. Domani abbiamo solo voglia di riscattarci, di fare una grossa prestazione, di mantenere la mentalità di Teramo e del derby. E basta, questo deve essere il nostro punto di partenza sempre. Quello che hai detto in conferenza, possiamo dire una squadra in recupero, in convalescenza rispetto a quella con la Reggiana, con diversi acciacchi, piccoli infortuni, influenza e quant'altro. Sì, stiamo un pochino meglio, gli acciacchi sono un pochino migliorati. A me quello che interessa è non avere dei problemi all'ultimo minuto, quello mi dà fastidio, mi dà veramente fastidio perché si programma la settimana, si programmano tantissime cose per come va la partita e dopo ti capita l'ultimo minuto e devi cambiare un po' tutto, però senza nessun problema. Però io spero solo in cose non dell'ultimo minuto. In attacco hai cambiato, hai ruotato, hai provato tanto, c'è anche l'opzione Bainer che hai detto la scorsa settimana appunto in chiusura del trittico di gare, chiuso appunto dal derby con la Reggiana, è cresciuto di forma, potrebbe anche partire dal primo minuto come forma oppure no? No, non penso ancora per questa partita, anche perché Ravasi con la Terma ha fatto benissimo, con la Reggiana ha fatto benissimo, ha fatto pure gol. Non vedo perché devo cambiarlo. Ma per vedere la condizione dei ragazzi, quello sì, è vero, sta migliorando tantissimo, il minutaggio sta crescendo, è logico che se io lo faccio giocare titolare adesso mi dura 40 minuti e non posso fare una cosa del genere. Ha bisogno di minutaggio, bisogna avere pazienza, però appena posso io lo metto sempre su, l'ho messo sempre dentro. Per quanto riguarda, diciamo così, le scorie psicologiche, sono più difficili da eliminare in una squadra giovane come quella che hai a disposizione, oppure proprio per la gioventù, insomma, si fanno scivolare addosso? No, scivolare addosso no, quello assolutamente no, 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 perché i ragazzi ci tenono tutti, dal più vecchio al più giovane, ci tenono tutti a portare a casa dei punti domenica. Però la gioventù ti porta a essere molto, molto libertino di testa e questo secondo me è un vantaggio. Poi l'abbiamo anche analizzato insieme, ma per pochi minuti, poi bisogna sempre mettersi alle spalle e ripartire e parlare di andare ad Ancona a fare del nostro meglio.